Raga, quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars. Siamo nell'hub sviluppatore con l'ultimo video sneak peek. Se vi siete persi i precedenti, mi raccomando, recuperateveli. Nel primo video siamo andati a vedere tutto quello che riguarda l'evento di SpongeBob, più abbiamo provato anche i potenziatori sempre dell'evento. Nel secondo siamo andati a provare i nuovi overdrive, le nuove modalità e altre cose. Nel terzo abbiamo provato e analizzato il nuovo brawler mitico Moe. Nel quarto video invece abbiamo provato tutte le skin dell'aggiornamento. Fermi tutti prima di andare avanti. Mannaggia, a me in quel video mi sono dimenticato di farvi vedere una skin, tra l'altro Dracu Cavaliere Maligno, che è leggendaria. Manco dici una skin rara. Comunque fa sempre parte del tema C'era una volta. E beh, già dalla preview non c'è male, anche perché di Dracu, a parte la skin rara uscita all'inizio, sì, è quella dorata, argentata, ok, però questa... Draco! Ah, proprio così, con sta cattiveria. Vediamo l'attacco come si presenta. Vabbè, molto easy. Quando faccio una kill, ci sta. Con la super sale su questo cavallo ancestrale che spara fiamme demoniate, una roba del genere. Beh, comunque la voice line è tanta roba, ragazzi. Cioè, la skin è molto bella, però... Cioè, senti qua, bellissima. Ed eccoci qua, arrivati al capolinea, quest'oggi, dove andremo a provare l'ultimo brawler, il brawler leggendario che arriverà a ottobre, ovvero Kenji. In questo momento non so dirvi la data esatta, però sicuramente verso fine settembre arriverà in accesso anticipato, per poi uscire a tutti nella prima settimana di ottobre, a grandi linee. Ad ogni modo, eccolo qua Kenji, come appare, preview molto carina. Lo andiamo ad analizzare da maxato, come sempre. Intanto su di lui sappiamo che è un abilissimo chef, gestisce un ristorante di sushi nel cuore dello Star Park e sembra avere un passato turbolento vuole nascondere a tutti i costi, ma il suo sushi è talmente delizioso che a nessuno importa un granché. Ed è giusto. Ragazzi, io non so voi, ma sono un grande amante del sushi. Il suo ristorante che farà? All you can eat, alla carta, magari è stellato, chi lo sa. Andiamo a vedere la maestria, come sempre fino a argento 3 non cambia niente. A oro 1 abbiamo il solito pin, oro 2 questa icona molto bella, e oro 3 giustamente il titolo samurai in quanto tale. Ma ora andiamo a vedere le sue statistiche. Salute non è male, 7600 HP, si muove molto rapidamente. L'attacco cos'è? Sushi Son Son e Angetsugiri, nome semplice e facile da ricordare. E dice: col suo attacco principale Kenji alterna scatti e fendenti. Coi primi scatta in avanti e infligge danni in linea retta, mentre coi secondi fa a fette chiunque si trovi in fronte a lui nell'ampia area del fendente. Nello specifico, danni allo scatto 1000, danni da fendente 2000. La velocità di ricarica è molto rapida, portata corta. Io direi, prima di andare avanti, andiamo a provare, così almeno capiamo meglio, non saltiamo dei pezzi, non ci dimentichiamo delle cose. Allora, intanto questo è il suo raggio d'azione, questo è lo scatto e questo è il fendente. Ok, più o meno il raggio è sempre quello, direi, se non fosse per il lag. Quindi con questo farà 2000 di danni e con lo scatto 1000. Mamma mia, ma quanto sta laggando, zio. Per ricaricare un colpo effettivamente ci mette meno di un secondo. E se io provassi a spammare, vediamo un po' che succede. Ok, si può fare una roba del genere, fa tra i 1500 e 1800 danni al secondo, grandi linee. Che oddio, in realtà adesso stanno calando i danni al secondo nonostante io stia spammando. Vabbè, comunque 1000-2000, questo è. Per quel che riguarda la super Magurogiri, Kenji sferra dei colpi precisissimi in una zona dell'arena, causando danni ingenti a chiunque ci si trovi lì in mezzo, e diventa invulnerabile per tutta la durata della super. In questo caso parliamo di 2600 di danni e una portata lunga. Particolarità, cos'è che fai, amico mio? Questo brawler recupera un po' di salute ogni volta che un suo attacco va a segno. Ah, interessante. Ok, andiamo a vedere un po' la questione, sia la particolarità sia la super. Andiamo subito a farci colpire dal bro. Giustamente 500 di danni, però io ne recupero 350 o 700 in base al colpo, ci sta. Andiamo a vedere un po' meglio. Ecco qua i 750 dati dal fendente e i 350 dati dallo scatto. Ok, vediamo adesso la super. La posso lanciare, ho questo raggio bello grosso, e direi che quelle due linee stanno a indicare le zone che attraversa per fare danno. Andiamo a vedere. Olè, tomò 2600 danni, chiaramente, per tutti quelli che colpiamo. Ma se io vado addosso a lui, posso colpirlo? Oddio, ma perché non posso mirare oltre? Ma che è? Non posso mirare più avanti, zio. Guarda, è proprio inchiodato lì. Ah, no, ho capito. Sai perché non posso andare oltre? Perché noi non dobbiamo considerare il punto centrale, ma dobbiamo considerare il punto più sulla sinistra. Vedete che sono già arrivato alla fine della mappa, no? Vabbè, comunque, vediamo se è possibile colpirlo con entrambi i fendenti. In teoria, facendo così, vediamo un po'. Oddio, no, in realtà io ho dato una hit, mi pare. È che il bro è messo pure in un punto un po' scomodo, mannaggia a lui. Ah no, però vedi, 2006-2006, ok, si può fare. Va bene, brawler abbastanza particolare, sicuramente va visto meglio in partita contro questi robottini, come alla fine ogni brawler. Vederlo così sta a significare tutto e niente. Adesso andiamo a vedere Star Power e Gadget. Partiamo dalla prima Star Power, maestro del Kenjutsu. I colpi sferrati con la super coprono una distanza del 30% più lunga. E in realtà questa Star Power era quella che avevo fino ad adesso, quindi la distanza reale... Sì, si vede che è calata.
migliorata rispetto a prima. Guarda, soprattutto si vede se vado addosso a lui. Prima arrivava tipo qua più o meno, no? Per la lunghezza massima. Adesso posso andare decisamente oltre. E ok, va bene, ci sta. A questo punto andiamo a vedere direttamente l'altra. Makisu d'acciaio. Se non viene colpito per 5 secondi, l'attacco successivo che subirà gli causerà il 90% di danni in meno. Ok, abbastanza particolare, soprattutto contro un brawler che fa danni veramente grossi. Il 90% in meno è tanto di meno. Infatti vedi adesso questo scudo, per capire quando è attiva la star power, mi ha fatto solo 50 di danni. Sarebbe stato carino vedere magari una barrettina per capire quanto tempo è passato, però vabbè, in realtà ci può stare anche così. E non è male apparentemente. Poi vedremo nel pratico quanto sarà efficace questa star power. E probabilmente tra le due, forse questa qua mi sembra leggermente più utile. Con quest'altra al 30% di distanza in più non so quanto possa effettivamente impattare. Vediamo adesso i gadget. Pergamena del Sushi Son Son. Kenji esegue sull'attacco in scatto nei 3 secondi successivi all'attivazione del gadget. Ok. Lo scatto comunque fa meno danno, fa 1000, perché dovrebbe essere conveniente? Cioè, nel senso, lo scatto ti fa effettivamente uno scatto, può essere utile magari su Foot Brawl, no? Proviamo, facciamo una roba del genere. Un po' come se fossimo dei mini mortis, ok? Per 5 secondi, sì, non è male. In realtà sì, ha senso, ci sta. Essendo che ricarica anche colpi molto velocemente, è mortis con anche qualcosina in più volendo. Solo per quei 3 secondi. Mentre con l'altro, tè verde miracoloso, Kenji recupera istantaneamente il 75% della salute persa coi danni subiti negli ultimi 3 secondi. E questa l'hanno strutturata in un modo veramente particolare. Non poteva direttamente curarti, no? Devo inventarsi le percentuali dei secondi e ta 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 ta. Chiaramente, essendo full vita, non posso andarla a provare. Facciamoci colpire un po' dal bro. In teoria 500, 1000, 1500, quanto mi cura? 750. Sì, è un po' lentino il bro a sparare. Ma che poi aspetta, ho notato che c'è anche uno scudo. E vabbè, lo scudo comunque fa riferimento al fatto che ci siamo curati. Non è un reale scudo. È una bolla azzurra, ma non serve a niente. Una volta che il gadget è attivo, buono, è finita lì. Allora, secondo me, ragazzi, il best setup è, come vi ho detto, per la star power Makisu d'acciaio. E secondo me sta star power verrà nerfata. Avere il 90% di danni in meno ogni 5 secondi mi sembra veramente sbroccata come cosa. Ok che la condizione è non essere colpiti, però mi sembra veramente eccessiva così. Per quel che riguarda i gadget, beh, inutile dire che se siete su Foot Brawl questa è fortissima. Per tutti gli altri contesti dipende. Se vi serve avanzare velocemente è molto forte. Banalmente anche su sopravvivenza, annientamento, ricercati, può essere anche un gadget di fuga. Quest'altro invece, quello della cura, se usato bene chiaramente è forte. Però la cosa un po' difficile sono questi 3 secondi, quindi dovete subire tanti danni in poco tempo. E non è così facile, per cui io, qualunque sia il contesto, probabilmente sceglierei questa. E anche per quel che riguarda i gear, chiaramente non abbiamo epici o mitici. Però in base alla modalità, come su Foot Brawl, avere un gadget extra può essere molto interessante. Vabbè, poi per il resto, un danni, difesa. Magari su di lui metterei difesa, dato che dobbiamo attaccare da vicino. Avere qualche HP in più non è male. Però sì, dipende, in realtà anche un danni va sempre bene alla fine. Detto questo, andiamo a vedere la skin che uscirà assieme a questo brawler, Kenji Affetta Frutta. Sicuramente se la shopperete in accesso anticipato, questa l'avrete gratis. Cambia il colore dei capelli, diventano bianchi, giustamente anche la vestaglia è tutto a tema. È una skin rara chiaramente, quindi 1000 gemme o 29 bling. Andiamo a vederla al volo, chiaramente non cambia nulla gli effetti o cose, però esteticamente appare così. Beh, con i capelli bianchi è molto carino, eh. Andiamo anche a vederlo mentre attacca. Si presenta in questo modo. Molto carina comunque l'animazione della super che lancia il pesce e giustamente lo affetta facendo proprio i pezzi di sushi. È chiaro che con una skin dedicata alla frutta non ci sta a dire tanto, però va bene così. Detto questo, mancano soltanto i pin e quindi eccoli qua. Wasabi! Life is like this, except different. Sliced and diced! Bene, raga, con questi direi che siamo a posto. Fatemi sapere tra Moe e Kenji quale preferite. Io sinceramente non saprei, sono tutte e due molto interessanti. E prima di dare un giudizio vorrei provarli nel vero Brawl Stars. Detto questo, mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.